Turisti italiani scoprono il Piemonte come meta di viaggio e trainano il settore per il 2016 grazie a una sempre maggiore presenza da tutte le regioni e quanto emerge dai dati relativi allo scorso anno elaborati dall'Osservatorio turistico regionale. Sì, al piano finanziario e alle tariffe 2017 per la raccolta rifiuti. Il Consiglio comunale ha infatti approvato la delibera del piano finanziario relativo alla determinazione dei costi per l'anno corrente della raccolta dei rifiuti solidi urbani affidata ad Amiant. Sinestesia presenta da due giorni il DroidCon. Fino al 7 aprile, l'evento è dedicato ad Android, il sistema operativo per smartphone e computer sviluppato da Google. Bentornati al consueto appuntamento con Monitor, l'informazione regionale di GRP. I turisti italiani scoprono il Piemonte come meta di viaggio e trainano il settore per il 2016 grazie a una sempre maggiore presenza da tutte le regioni e quanto emerge dai dati relativi allo scorso anno elaborati dall'Osservatorio Turistico Regionale presentati dal Presidente della Regione Sergio Chiamparino e dall'Assessore Regionale alla Cultura e al Turismo Antonella Parigi. I turisti italiani scoprono il Piemonte come meta di viaggio e trainano il settore per il 2016 grazie a una sempre maggiore presenza da tutte le regioni. E quanto emerge dai dati relativi allo scorso anno elaborati dall'Osservatorio Turistico Regionale, presentati dal Presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e dall'Assessore Regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi. I dati che presentiamo, ha dichiarato il presidente Camparino, sono molto significativi, perché evidenziano in maniera inequivocabile una tendenza di consolidamento e crescita della presenza turistica nella nostra regione e dimostrano al contempo che il turismo è ormai un asset economico strategico della nostra regione, al pari della manifattura. Per il futuro abbiamo bisogno di vendere sempre meglio le nostre eccellenze, conclude Camparino. Nel 2016 le presenze sono aumentate del 2,41%, gli arrivi del 2,67%, con 4.800.000 turisti, superata la soglia dei milioni di pernottamenti. In lieve diminuzione invece gli arrivi internazionali, che con oltre 1.800.000 arrivi hanno comunque fatto registrare il secondo miglior risultato degli ultimi 10 anni. L'effetto dell'andamento dei flussi esteri, soprattutto nelle presenze, si evidenzia per la montagna, dove la stagione invernale 2015-2016 ha chiuso con un più 7% di arrivi e un meno 12% di presenze. Stesso andamento per il periodo estivo. Quindi il saldo degli arrivi è positivo, con un leggero incremento del numero di turisti, ma si registra una flessione negativa delle presenze dovute alla componente estera. I dati delle presenze si assestano quindi a 1.351.000 per l'inverno e 1.580.000 per l'estate. Una situazione che nel segmento estivo porta a una contrazione dei flussi internazionali della montagna torinese, a fronte invece di un aumento del Cunese e dell'area della Valsesia e di Vercelli. Nella stagione invernale rallentano le località Cunesi e Torinesi, mentre la montagna della Valsesia aumenta anche i flussi turistici, in particolare la quota italiana. Le agenzie d'accoglienza e promozione turistica locale di Torino e Provincia e del Distretto dei Laghi si confermano come le più attrattive rispettivamente con 6.800.000 e oltre 3.400.000 pernottamenti. A registrare le migliori performance di crescita nel 2016, grazie all'attrattività del comparto enogastronomico, sono però le agenzie di Langhe, Roero e quella di Asti. Passiamo alla pagina legata alla cronaca. 130 kg di marijuana nascosti in un camion. La droga è stata scoperta dagli agenti di polizia di Torino in un camion di una ditta di trasporti attualmente fallita e non più in attività. Due cittadini polacchi, un 35enne e un 28enne, nascondevano nella loro casa altri 60 kg di cannabis. I controlli sono stati eseguiti la scorsa settimana nell'ambito della fase finale del progetto Pusher 2 che ha visto le squadre mobili coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine impegnate in una mirata azione di contrasto alla commercializzazione di sostanze stupefacenti. Il bilancio è di 267 arrestati e 210 kg di droga sequestrata tra cocaina, eroina, hashish, marijuana, droghe sintetiche e simili. Soltanto a Torino la polizia ha arrestato 31 persone tra corrieri, fornitori e spacciatori al dettaglio e sequestrato oltre 200 kg di stupefacenti tra cocaina, marijuana, hashish ed eroina. Per trasportare in sicurezza la droga occultata all'interno dei camion erano state dissimulate false consegne di mobilio con bolle di accompagnamento recanti come destinatari persone di fantasia. Gli investigatori torinesi hanno arrestato il conducente un cinquantenne pluripregiudicato romano. Arrestato un postino quarantenne per violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico postale. L'uomo di Bari si fingeva una giovane donna per addescare i minori e indurli a compiere atti sessuali in webcam. La prima denuncia è stata presentata da una famiglia della provincia di Vercelli. Tutto nasce dalla denuncia di una madre che, è rientrata a casa prima del previsto, scopre il figlio tredicenne nel salotto di casa intento a chiudere frettolosamente una conversazione via Skype con uno sconosciuto. Dopo gli inutili tentativi di spiegazione del figlio, la donna riesce a recuperare l'utenza telefonica da cui è partita la chiamata e decide di recarsi alla sezione di Polizia Postale di Vercelli per denunciare l'accaduto. Gli immediati accertamenti sull'utenza. Telefonica portano a individuare il postino residente a Bari per il quale viene chiesta alla Procura di Torino un decreto di perquisizione personale locale e informatica. L'omologo ufficio pugliese dà così esecuzione al decreto venendo a scoprire il materiale pedopornografico che conferma i sospetti. Scopre inoltre un vero e proprio vaso di Pandora rinvenendo negli hard disk sequestrati decine e decine di contatti riconducibili ad altrettanti minori residenti in altre zone del territorio italiano. Nella notata di ieri, gli agenti di polizia sono intervenuti a seguito di una segnalazione riguardante una persona che si era introdotta abusivamente all'interno della casa di riposo città di Asti. Gli agenti, grazie alle indicazioni ricevute dalla sala operativa, Giunti sul posto avevano rintracciato prontamente un uomo intento a rubare attrezzature da giardinaggio attraverso le inferiate della recinzione esterna. Il malvivente aveva tentato di darsi alla fuga ma era stato raggiunto e quindi arrestato per il reato di furto aggravato. L'uomo è un astigiano di 38 anni già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Lo stesso a seguito di un processo è stato condannato alla pena di 5 mesi di reclusione. L'area furtiva è stata immediatamente restituita. Condannati dal Tribunale di Torino a un anno e otto mesi di reclusione i genitori accusati di maltrattare il figlio adottivo. L'accusa aveva chiesto quattro anni di carcere per via delle vestazioni quotidiane e abituali cui la coppia sottoponeva al bambino. In un'occasione pare che il piccolo sia stato costretto a portare al collo un cartello con la scritta Sono un bambino sporco. Di diverso avviso la difesa della coppia che intende ricorrere in appello per chiedere di rivalutare il caso e che contesta che il fatto del cartello sia realmente avvenuto. Il giovane originario dell'Ucraina e oggi 17enne è stato affidato a una comunità. Il giudice ha anche condannato la coppia a una provvisionale di 20.000 euro. Sì al piano finanziario e alle tariffe 2017 per la raccolta rifiuti. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato la delibera del piano finanziario relativo alla determinazione dei costi per l'anno corrente della raccolta dei rifiuti solidi urbani affidata ad AMIAT. Il provvedimento è passato con 24 voti favorevoli e uno contrario. Sì al piano finanziario e alle tariffe 2017 per la raccolta rifiuti. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato la delibera relativa al piano finanziario relativo alla determinazione dei costi per l'anno corrente della raccolta rifiuti solidi urbani affidati ad Amiat. Il provvedimento è passato con 24 voti favorevoli e uno contrario. Il piano finanziario sulla base dei servizi che AMIAT svolge ai sensi del contratto sottoscritto con il Comune prevede un costo totale di oltre 200 milioni di euro ammonta circa 181 milioni di euro sul totale il costo dei servizi che Amiat svolge con i suoi mezzi e i suoi 1574 dipendenti, mentre sono circa 25 milioni di euro i costi per attività amministrative, di riscossioni e contenziosi a carico di 95 dipendenti del Comune di Torino. Successivamente il Consiglio Comunale ha approvato la delibera sulla tassa comunale sui rifiuti con il piano tariffario per il 2017. I costi complessivi da coprire previsti dal piano finanziario sono di 207 milioni di euro e saranno, come sempre, ripartiti tra quelli relativi alle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche, come rilevato dall'ultimo aggiornamento dell'indagine condotta da AMIAT, e tra i costi fissi e i costi variabili, legati cioè alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Gli operatori del commercio ambulante di genere alimentari beneficeranno di una riduzione dell'imposizione del 9,52%, che potrà arrivare al 30% per le aree mercantili trasformate in aree di copertura commerciale a posteggi singoli con non più di 6 operatori, calcolata sulle giornate di presenza effettiva dell'area. Le riduzioni saranno compensate da un aumento del 5,43% per gli esercizi commerciali, che vendono generi alimentari con superficie superiore ai 250 m2. Agevolazioni tariffarie sono previste per le attività commerciali artigianali insediate in zone interessate da cantieri e per gli esercizi che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale. Per le utenze domestiche è previsto un aumento fino ad un massimo dello 0,9%, commisurato alla composizione del nucleo familiare. La Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse che saranno stanziate a bilancio, delibererà sgravi per famiglie con redditi bassi, certificati con ISE saranno infine applicati sconti del 10% alle utenze domestiche comprese nel territorio dei due quartieri cittadini Cenisia, Città Turin e Nizza Millefonti, che hanno registrato, nel confronto tra i dati del 2015 e quelli del 2016, i migliori risultati in fatto di incremento della raccolta differenziata. Passiamo alla politica. Nuove prospettive del diritto alle origini tra diritto politica e vita vissuta è il titolo del convegno che si terrà domani, 7 aprile, nella città metropolitana di Torino in corso Inghilterra. Il diritto alle origini che oggi in Italia coinvolge 400.000 persone riguarda la possibilità per tutti coloro che non sono stati riconosciuti alla nascita di risalire all'identità dei genitori naturali. Malgrado alcune sentenze della consulta della Cassazione e un disegno di legge già, approvato alla Camera e tuttora giacente in Senato, per queste persone il diritto alle origini nella legislazione italiana non è riconosciuto ed è necessario che trascorrano cento anni perché siano rese note le generalità della donna che si è avvalsa del diritto di partorire un, uh, in anon anonimato. Il convegno intende approfondire gli attuali sviluppi giurisprudenziali attraverso l'analisi di avvocati, magistrati e giuristi competenti in materia. Sono stati invitati esponenti politici per delineare un quadro dell'attuale disegno di legge. Inoltre, sarà dato spazio alle esperienze dei cittadini a seguito delle istanze presentate ai tribunali per i minorenni, seguendone gli iter giuridici e tratteggiandone le storie di vita. Ad aprire la giornata, i saluti istituzionali della Consigliere metropolitana delegata ai diritti sociali e alle politiche di parità Carlotta Trevisan. Martedì 11 aprile nella sala congregazioni di Palazzo Civico si terrà la firma del protocollo d'intesa tra la città di Torino, Amiat e Conai per l'individuazione, la pianificazione e la realizzazione di iniziative volte a ottimizzare. Gestione integrata dei rifiuti sul territorio della città. Saranno presenti la sindaca di Torino, Chiara Appendino, l'assessore alle politiche ambientali della città di Torino, Stefania Giannuzzi, il presidente AMIAT, Lorenzo Bagnacani, e il presidente CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, Roberto De Santis. L'economia, le Smart Cities si sono date appuntamento oggi all'Open Inset di Via Cigna a Torino per discutere di innovazione e crescita inclusiva durante l'evento di Open Innov Innovation Summit 2017. Sono presenti 200 partecipanti provenienti da 12 paesi e 10 città tra le più innovative al mondo, tra le quali figurano Barcellona, Ankara, ma anche Washington e Boston. La scelta di riunirsi proprio a Torino è un riconoscimento alla città simbolo dell'innovazione italiana. La città della Mole ha infatti dato prova di saper sviluppare e mettere in atto una strategia post-industriale per rimanere competitiva sulla scena internazionale. Al centro dell'Open Inset sono le città le, e la loro capacità di innovare, prosperare e distribuire i benefici della crescita tra i suoi abitanti. Sono presenti al summit rappresentanti istituzionali, città, broker dell'innovazione, imprese e organizzazioni della società civile per condividere pratiche di successo, modelli e idee. I lavori hanno preso avvio con una conferenza nel corso della quale esperti internazionali si sono alternati per fornire una panoramica delle condizioni che le città devono mettere in campo per sostenere l'innovazione e migliorare la crescita economica. Sinestesia, la società torinese specializzata nello sviluppo dei software, presenta la due giorni di DroidCon. Fino al 7 aprile l'evento è dedicato ad Android, il sistema operativo per smartphone e computer sviluppato da Google. L'8 e il 9 aprile spazio alla sfida fra informatici per la realizzazione di nuove applicazioni al centro congressi del Lingotto. Sinestesia presenta Droid con Lingotto. Sinestesia di cosa si occupa? Sinestesia è una società che sviluppa software, in particolare mobile app, ma anche soluzioni web e e-commerce. Quindi diciamo, abbiamo costruito questa conferenza partendo da sviluppatori per gli sviluppatori. Droid che tipo di evento è? Sono due giorni di conferenze tecnologiche per gli sviluppatori della piattaforma Android, seguite da un hackathon, cioè una, una gara tra sviluppatori che si cimenteranno nella realizzazione di un'applicazione. Che è l'idea di questa iniziativa? Eh, L'iniziativa diciamo, l'abbiamo portata noi in Italia quattro anni fa, l'idea nasce da una società tedesca che ha portato a livello internazionale in ogni paese eh, questo progetto delegandola a differenti eh, entità in ogni, in ogni singolo paese. Per l'Italia siamo stati tra i primi a raccogliere questa sfida e oggi la conferenza conta a più di 800 persone, eh, è una valenza internazionale molto importante con nomi veramente importanti che arrivano da tutti. Il mondo. Chi sono i partecipanti? I partecipanti sono prevalentemente sviluppatori, sono sia diciamo, appassionati freelance, ma moltissimi provengono da aziende che portano, mandano qua i loro sviluppatori a informarsi, ad aggiornarsi, a conoscere le novità e ci sono anche tanti studenti che si preparano diciamo, a scoprire delle novità che poi potranno utilizzare all'interno del mondo del lavoro un domani. In tutte le novità di Android, il sistema operativo sviluppato da Google. Yeah, so what we're the new Android Things initiative. Presentato <laughs> Android Things, l'iniziativa Android Things che servirà appunto a gestire i Internet of Things using Android. Cosa si intende con Internet of Things? So the Internet of Things is there's going to be computers in everyday devices, like a lot of things that people use nowadays, like thermostats and light switches and devices and cameras and Android Things è tutto per garantire sure che l'ecosistema sia sicuro per i consumatori, so when quando comprano un prodotto. Si tratta di dispositivi di computing nei dispos nei, negli oggetti che vengono utilizzati tutti i giorni, quindi per esempio termostati eh, o oggetti intelligenti e Android Things serve a far sì che questi oggetti siano interoperabili e sicuri, eh, garantire gli aggiornamenti e far sì che insomma siano anche semplici da utilizzare per gli utenti normali. Cosa vi aspettate da questi due giorni all'ingotto? Well, what we're looking forward to is talking to developers here about how to use Android Things, and we want to teach people so that they can build IoT devices. So we're hoping that people will leave the event having the skills and knowing what they need to know so that they can build devices for IoT. We expect to transmit information to developers and explain how Android Things works, and allow them to build devices. So the people who will be here will be able to program, but also to create new devices. Il Festival Mondiale del Bagnetto Verde, omaggio al re delle salse piemontesi, giunge alla sua quarta edizione si ingrandisce e moltiplica in tour con numerosi appuntamenti nel corso dell'anno. Domenica 9 aprile nel cortile di Palazzo Mosca a Caselle si svolgerà la prima tappa in occasione dell'iniziativa Agricoltura e Commercio tra passato e futuro promossa dalla LACA, i giovani agricoltori di Casale dell'Assessorato all'Agricoltura e Sviluppo Economico. Durante l'evento, in cui si potranno scoprire il lavoro degli agricoltori, degli allevatori del territorio, le tradizioni, i prodotti locali e naturali, 20 squadre provenienti da tutto il Piemonte si incontreranno per la prima tappa del tour 2017 del Festival Mondiale del Bagnetto Verde, sfidandosi a colpi di mezzaluna, prezzemolo, aglio e ricette segrete. Le squadre avranno a disposizione una postazione e gli ingredienti di base, aglio e prezzemolo a volontà. I vincitori si aggiudicheranno la possibilità di partecipare al gran finale domenica 22 ottobre in piazza Madama Cristina a Torino. Med for Science è il corso al quale hanno partecipato 44 licei scientifici della regione Piemonte inviando la propria proposta formativa e il piano suggerito di investimento e sviluppo del proprio laboratorio esistente. I licei ora in gara vengono rispettivamente da 12 Città di Torino. Da 12, scusate, i licei Oringara vengono rispettivamente da Torino. Nel corso del mese di aprile i 44 progetti saranno vagliati da un team di esperti secondo rigorosi parametri di valutazione. I primi 8 licei classificati accederanno alla fase finale. Il concorso si è rivolto agli oltre 110 scientifici pubblici e paritari della regione Piemonte e prevede per ogni istituto la partecipazione di una squadra composta da 6 studenti e un docente di. Di materie scientifiche messe a confronto su 10 nuove esperienze didattiche che si vorrebbero sviluppare nel proprio laboratorio. La scuola vincitrice sarà selezionata da una giuria composta da esponenti della comunità scientifica nazionale e della società civile piemontese nel corso del Med4 Science Challenge, in programma a Torino l'11 maggio 2017 al Palazzo della Luce di Torino e riceverà 60.000 euro. Il premio verrà investito per implementare il laboratorio didattico e poter quindi sviluppare Programmi di didattica e ricerca aperti a tutti gli allievi, gli allievi del liceo a partire dall'anno scolastico 2017-2018. A Baveno, ora in provincia di Verbania, dove Rock Diabetes Care e Sensonix insieme per fornire un importante aggiornamento su Eversense, la nuova frontiera per la gestione del diabete. In Italia sono, sono in totale 7 i pazienti che possono beneficiare di questa innovazione. Allora quando la tecnologia incontra la salute alla fine vengono fuori poi dei risultati che sono brillanti e particolari. Certamente, soprattutto per le persone con il diabete che possono beneficiare della tecnologia con un impatto eh, di miglioramento sulla qualità della vita e della salute. E tra l'altro abbiamo visto proprio vedendo anche il raffronto con alcune persone che lo stanno proprio utilizzando che comunque ne, ne, va, ne, va, ne va a favore della qualità proprio della vita stessa. Le testimonianze delle persone sono uh, il valore più grosso, uh, per cui in, in un mese o in pochi giorni uh, già hanno potuto beneficiare di un grandissimo miglioramento della qualità della vita. Non osiamo pensare cosa sia fra tre mesi o sei mesi. Eh, abbiamo sentito questa mattina, come cambia questa, questa opportunità che viene data per, i per chi ha il diabete? Ma la possibilità di utilizzare appunto un sensore. Per il monitoraggio continuo della glicemia, quindi un apparecchio che abbia la possibilità di dirci in tempo reale e in dinamica come si muove la glicemia nel soggetto, cambia logicamente la, la prospettiva della vita del paziente diabetico. Gli permette di fare una vita di programmazione e non soltanto di momenti e di poter essere molto più libero. Basta pensare, abbiamo discusso un po' più nei dettagli stamattina, che è un sistema che permette di avvisarmi. Se la glicemia sta salendo, sta scendendo e quindi ha la possibilità di con molto anticipo prendere delle, delle precauzioni per questo. Tra l'altro, abbiamo visto anche a livello pratico come viene inserita questa capsula. Sì, è, è estremamente banale. Ci vogliono 3-4 minuti, neanche, senza nessun danno per il paziente, non rimane una cicatrice se poi uno ha paura che gli rimanga la cicatrice, nel momento che non c'è il, eh, il lettore non si vede neanche che c'è un sensore sotto perché è una dimensione che è proprio microscopica, lo si percepisce col tatto a malapena, quindi se uno poi volesse durante l'estate togliersi tutto perché vuole stare un paio d'ore tranquillo in spiaggia senza farsi vedere lo può fare tranquillamente. Nel corso della presentazione che mi ha fatto questa mattina lei è stata la prima cavia come ha detto lei stessa. Sì, io sono stata la prima, eh, abbiamo impiantato eh, il sensore il primo di marzo eh, a Padova eh, nel centro di riferimento regionale e ha impiantato il sensore e la dottoressa ha avuto messo. Beh, eh, naturalmente i benefici del monitoraggio in continuo. Quindi, quindi eh, come dicevo prima, eh, misurare la glicemia con una striscia è come fare una fotografia. Avere il monitoraggio continuo è eh, fare un video e quindi riesci a vedere anche quello che c'è tra una glicemia e l'altra e, e, appunto, vieni a, a scoprire eh, tante cose che non, che non sapevi. E per quanto riguarda questo, questo monitoraggio è una rivoluzione perché ha delle cose che gli altri sensori, appunto, non hanno. Passiamo alla cultura: forum del libro e le biblioteche civiche torinesi presentano la terza edizione di Torino che legge. Dal 18 al 23 aprile, la settimana della lettura, propone reading, incontri con l'autore, dibattiti, conferenze e iniziative. La manifestazione coinvolge l'intera città, dal centro alle periferie, con oltre 300 appuntamenti in spazi pubblici e privati. Dal 18 al 23 aprile la terza edizione di Torino che legge, la settimana della lettura. Qual è il programma quest'anno? Ci sono 300 iniziative che investiranno biblioteche, librerie, scuole, case di quartiere, circoscrizioni, teatri, ma soprattutto è lo spirito di portare il libro come bene comune in tutta la città e con uno spirito nuovo, uno spirito di collaborazione. Ma la cosa più bella è vedere anche tanti giardini fiorire, per cui ci saranno dei cortili, ci saranno delle vetrine, poi per festeggiare San Giordi, questa cosa che viene festeggiata per ricordare il 23 di aprile la giornata mondiale del libro della lettura, eh, ci saranno le librerie che regaleranno le rose, che metteranno dei banchetti, ci sarà la biblioteca civica centrale che donerà alle donne un libro, ma soprattutto tutta la città eh, sarà attraversata eh, da convegni, reading, ehm, spettacoli, tutto attorno al libro e alla lettura quindi sia i luoghi istituzionali, parliamo del circolo dei lettori è coinvolto anche la scuola Holden, il salone del libro e quindi andremo anche noi oltre il confine prima di festeggiare il trentesimo anniversario del salone del libro Avete scelto un tema particolare? Ma il tema è eh, il libro, il tema che sembra un tema banale, ma soprattutto è lavorare insieme, il libro come bene comune. Non lo è solo l'acqua, per cui tutti attorno al libro, ma la cosa interessante è che già dall'anno scorso Torino che legge è diventata Roma che legge. Speriamo piano piano di far diventare l'Italia che legge, oltre il confine e fuori dagli orticelli, tutti insieme per il bene comune. Quindi un patto per il libro che... Milano ha sottoscritto per iscritto, noi nei fatti, quindi lavorando tutti insieme. Le biblioteche sono grandi protagoniste assieme a scuole, eh, librerie e territori, quindi il territorio questa volta viene fuori ancora più con forza. Eh, le biblioteche civiche hanno un denso e nutrito programma di, di, di iniziative in tutte le sedi, le nostre sedi sono 16, eh, in particolar modo l'inaugurazione del, del martedì 18 aprile alle 17 sarà eh, in biblioteca civica centrale in via della cittadella 5 dove ehm, apriremo appunto la settimana la manifestazione con, con l'incontro comunicare la lettura. Grande attenzione alle periferie, devo dire la manifestazione l'ha sempre avuta, eh, quest'anno in particolar modo ci sono alcune circoscrizioni che si sono unite, abbiamo la New Entry, la 5 con la 5 che legge, abbiamo Cavoretto Legge e quindi siamo molto lieti perché in realtà Torino che legge è questo, vogliamo proprio che sia la filiera del libro che, sia, che si sviluppi su tutto il territorio. Chiudiamo con due avvisi, scade domani 7 aprile alle 16 il termine per il pagamento della seconda rata delle tasse universitarie. È stato spostato a data da destinarsi lo sciopero del personale viaggiante delle direzioni regionali di Piemonte e Valle d'Aosta di Trenitalia. Era stato indetto dalla segreteria regionale piemontese della sigla sindacale ORSA dalle 9 alle 17 di domenica 9 aprile. È tutto, grazie per l'attenzione. Buon proseguimento con GRP. I turisti italiani scoprono il Piemonte come meta di viaggio e trainano il settore per il 2016 grazie a una sempre maggiore presenza da tutte le regioni e quanto emerge dai dati relativi allo scorso anno elaborati dall'Osservatorio turistico regionale. Sì, al piano finanziario e alle tariffe 2017 per la raccolta rifiuti. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato la delibera del piano finanziario relativo alla determinazione dei costi per l'anno corrente della raccolta dei rifiuti solidi urbani affidata ad Amiant. Sinestesia presenta da due giorni di DroidCon. Fino al 7 aprile l'evento è dedicato ad Android, il sistema operativo per smartphone e computer sviluppato da Google.